aspettando l'inizio della festa dell'accoglienza per gli alunni della primaria dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci, qui a Mussomeli. Palestra comunale, Calogero Tolumello. Accoglienza in occasione dell'inizio dell'anno scolastico 2023. Salutare qualcuno, ecco, salutare.
Ok, amici del fatto Nisseno, del fatto del pallone, una buona giornata in questa mattinata del 29 settembre 2023. Palestra comunale qui di Via Madonna di Fatima, festa dell'accoglienza della scuola primaria, ecco, dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci. Vediamo un po' come sono combinati questi bambini. Ecco, qui è la prima elementare, ecco, la prima scuola, la prima elementare. Poi abbiamo i bambini della quinta, là in fondo c'è la seconda elementare, poi la terza e la quarta. Insomma, qui la palestra di Via Madonna di Fatima, ecco, accoglie in quest'anno scolastico 2023-2024, accoglie i bambini, ma ci sono a fare festa anche i genitori e i parenti. E noi assisteremo anche in diversi momenti questa festa dell'accoglienza. Una buona giornata da parte di Carmelo Barba, che cura il servizio per il fatto Nisseno e il fatto del pallone. Ecco, vediamo un po' i bambini che aspettano con ansia, ecco, l'inizio di questa accoglienza scolastica con le loro maestre, con i loro compagni, un giorno insomma di festa, 29 settembre 2023. Evidentemente le insegnanti sono, ecco, al loro posto a prendersi cura dei bambini in questi momenti dell'accoglienza. Vediamo un po' di vedere chi c'è. Evidentemente i genitori vengono qui a tifare per i propri bambini, tanti, la tribuna è piena di genitori. Guardate un po', Via Madonna di Fatima, accoglienza della scuola, dei bambini della scuola primaria. Evidentemente gli auguri di un buon anno scolastico da parte mia, da parte della redazione del Fatto Nisseno, del Fatto del Pallone, e che sia quest'anno un anno proficuo per tutti i bambini. Ecco, i genitori sono a
ansiosi. Allora, vediamo un po' questa. Stiamo quasi per iniziare. Forza bambini. Mettiamoci tutti in piedi. Ed ecco, i bambini si sono alzati in piedi e a momenti incomincia appunto la festa. Chiedo un favore a tutti oggi, siamo in tanti, solo le classi sono, i bambini sono 15, poi tutti gli adulti, per ascoltare, per capire quello che oggi vogliamo fare, è necessario fare un po' di silenzio sia da una parte che dall'altra, e di questo vi ringrazio già in anticipo. Stiamo aspettando altri 2 minuti e cominciamo. Grazie. E qui è incominciato il silenzio. Io mi metto da questa parte, al centro no. Intanto benvenuti, ben trovati ad altri genitori che già conosciamo da tempo, e questo da parte di tutti i bambini, delle insegnanti, della vicaria e non per meno importanza della preside. Abbiamo voluto quest'anno fare questa festa dell'accoglienza, il cui titolo è Il ponte dell'amicizia. Per questo siamo partiti da un libro che si intitola Il ponte dei bambini. Una storia di due famiglie che abitano lungo le sponde di un fiume, una alla destra e una alla sinistra, però diciamo tra virgolette si odiano, non vanno d'accordo, non cercano punti di incontro, sono orgogliosi, e così in quest'area vivono anche i bambini. Però un giorno succede che le mogli di questi contadini litigano, si offendono, e allora i mariti, per difendere ognuno la propria moglie, lancia contro l'altro dei sassi. Questi sassi vanno a finire nell'acqua, quindi nel fiume. I bambini, che di per sé sono anime pure, libere, che non sono imbrigliate in delle congetture, in dei preconcetti, si accorgono di questo e vanno lungo il fiume e comprendono che questi sassi possono essere un mezzo per avvicinarsi all'altro. Si incontrano di nascosto, cominciano a parlare, cominciano ad essere anche felici di stare insieme. Poi ritornano ognuno nelle proprie case. Però i genitori non riescono a capire il perché. Questi bambini conoscono cose che nella loro parte del fiume non c'era, e allora scoprono il loro segreto, che è il ponte dei sassi. I bambini sono riusciti lì dove loro avevano fallito. Ma cosa capita? Capita che un temporale ricopre questi sassi, quindi i bambini non hanno più la possibilità di incontrarsi e cominciano ad essere tristi. Allora i genitori, scoprendo proprio questo loro segreto del ponte dei sassi, cominciano a riflettere sul da farsi e cominciano da una parte e dall'altra a mettere insieme quelle pietre che prima si erano tirati l'uno contro l'altro, e con quelle stesse pietre costruiscono un ponte. Quindi il ponte diventa il simbolo dell'unione, diventa
un modo per unirsi, togliersi dagli occhi i pregiudizi e vivere finalmente delle relazioni libere, perché se non ci si conosce ci si allontana, se invece ci conosciamo allora davvero con l'amicizia, l'unione, possiamo costruire relazioni buone e un mondo migliore. Questo in breve. Cominciando ora, i bambini delle classi quinte presenteranno un po' quello che è stata la loro riflessione all'interno delle varie classi, perché ogni classe, grazie agli insegnanti, hanno fatto proprio questo lavoro di racconto, di comprensione del testo, perché questo è quello che durante quest'anno lo vogliamo fare. Adesso cominciamo proprio con i bambini di quarta, che faranno una loro breve piccola introduzione. E di quarta, scusate, di quinta. Oltretutto le mie classi. Buongiorno e bentornati. Oggi abbiamo il piacere e l'onore di dare il benvenuto nella nostra scuola ai 26 bambini che quest'anno completeranno questo fantastico percorso scolastico e poterci preparare al meglio. Per questa occasione, insieme alle nostre insegnanti, abbiamo letto e rappresentato la storia Il Ponte dei Bambini. È un racconto che ci ha fatto comprendere come noi piccoli, con la nostra semplicità, possiamo rendere migliore il mondo in cui viviamo, trovando spesso soluzioni a quei problemi che gli adulti si creano tra di loro, anche per le motivazioni più futili. È l'augurio che vogliamo fare a questi piccoli nostri compagni è che, così come gli stessi protagonisti della storia, possano sempre costruire relazioni positive che permettono loro di crescere e maturare in ogni aspetto della loro persona. Tutto ciò prende consapevolezza che è molto più facile erigere muri, ma la costruzione di un mondo, pur essendo più impegnativa, apre la mente e il cuore all'accoglienza, all'amicizia e alla solidarietà. Buon anno scolastico a tutti voi.
Le classi seconde si possono... Thank you.
ed i bambini tornano, ecco, ai loro posti con i girotondi. I bambini si alternano nella loro performance qui nella palestra di Via Madonna di Fatima. Sono i bambini, gli alunni della scuola primaria del Leonardo da Vinci. Presente evidentemente, ecco, la dirigente scolastica Alessandra Camerò. Tolumello, Via Madonna di Fatima.
festa dell'accoglienza. Primaria del Leonardo da Vinci qui a Mussomelli. Vedete i genitori che applaudono, ci sono genitori, zii, nonni, tutti ad applaudire i propri beniamini. Posto questi alunni, tutto organizzato, pronti per la loro performance.
e i genitori felici applaudono, ecco, i loro benemini, ecco, la scuola primaria del Leonardo da Vinci. E i bambini, gli alunni si stanno alternando in questa palestra di via Madonna di Fatima, la palestra Calogero Tolumello. Le classi pronte canteranno
e i bambini tornano al loro posto. Noi vediamo qui la palestra comunale con i genitori, nonni, zii, ad applaudire i propri, ecco, bambini, i loro beniamini. Palestra comunale, la tribuna gremita, giornata dell'accoglienza, qui in via Madonna di Fatima. Sono stati bravi a preparare in pochi giorni questo cogliere, il ballo del rispetto. Essere attenti all'altro è importante, è importante per vivere insieme e per crescere, senza barriere di visione. I bambini della prima, i bambini della prima, e c'è anche, pensate un po', il mio nipotino, c'è anche il mio nipotino. C'è il piccolo Luca, c'è Carmelo Federico, ci sono i compagnetti. Primaria, alla prima elementare, qui alla palestra comunale. E qua hanno trovato tanti compagnetti, le loro maestre, e loro saranno bravi. Ecco. La prima elementare. Anche le smorfie. Sono bimbi vivaci.
e Giorgia.
festa dell'accoglienza qui alla palestra comunale Calogero Tolomello, alunni della primaria del Leonardo da Vinci. Festa dell'accoglienza in questa giornata del 29 settembre 2023. Giuseppe della scuola.